Bene, buon pomeriggio a tutti e come sempre un caro saluto ai nostri soci, agli amici, a tutti coloro che ci seguono e che ci seguiranno poi quando la registrazione sarà in YouTube. Continuiamo con i nostri incontri del mese di aprile e questo pomeriggio è il nostro ospite Emilio Lippi. Ti ringrazio per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi. Dottor Lippi è una personalità molto nota, di grande rilievo a Treviso ed è stato dal 1984 al 2019 direttore della Biblioteca Comunale di Treviso e dal 2002 al 2019 anche direttore dei musei di Treviso. Ha la laurea a Venezia in letteratura italiana e seguito poi il perfezionamento presso la Scuola Normale Superiore in Letteratura Italiana con Gianfranco Contini, a cui ha fatto seguito poi il dottorato di ricerca sempre in letteratura umanistica. E ha pubblicato numerosi volumi, e in particolare volumi dedicati alle personalità, alle figure e alle opere venete. Studi come ad esempio studi di Alvise Cornaro e contributi di filologia veneta. E in particolare, in riferimento a Treviso, ha pubblicato il capitolo dedicato al Medioevo nella storia di Treviso, edito dalla Marsilio, e ha curato i primi cinque volumi del catalogo dei manoscritti della Biblioteca Comunale. E successivamente, insieme con Carolina Pupo, ha pubblicato Il Prato e la Fiera, 800 anni di commercio e divertimento a Treviso. E da questa pubblicazione ricordiamo che è stata anche tratta una mostra presso l'archivio. Infine, l'ultimo lavoro che è per la storia dei musei civici di Treviso, documenti e testimonianze, che è appunto recentissimo. Il tema di questo pomeriggio è appunto 30 agosto 1988 nasce il Museo Trevigiano, un tema di grande interesse per noi trevigiani, ma non solo. E ripercorre in questa conversazione, ripercorrerà i momenti salienti della genesi e dello sviluppo del museo ad opera di Luigi Baio, non solo in riferimento al numero di collezioni e alle diverse collezioni del fondatore, ma anche in riferimento alle vicende complesse degli ambienti, del recupero degli ambienti dell'ex convento degli Scalzi in Borgo Cavour, per arrivare poi alla inaugurazione del 30 agosto del 1888. Immagino che non mancherà il riferimento al salvataggio degli affreschi di Santa Margherita con le storie di Sant'Orsola di Tommaso da Modena. Ma io passo subito la parola al dottor Lippi e l'ascoltiamo con grande interesse. Bene, buonasera a tutti, grazie Giuseppina dell'invito a parlare. Questa conferenza fa il paio con un'analoga conferenza dedicata alla Pinacoteca Civica che feci l'anno scorso, no, anzi nell'autunno prima. Ma è stata l'ultima conferenza prima del lockdown, ahimè. Speravo di essere il primo a inaugurare la liberazione di quest'anno e così non è, ma speriamo di essere tra gli ultimi che parlano in video. Oggi parleremo del Museo Bailo, dunque l'altra sede museale, e in particolare delle sue origini. D'altronde farò alcuni riferimenti per chi l'avesse sentita anche alla storia della Pinacoteca affrontata l'anno scorso. Allora, togliamo la mia immagine e partiamo direttamente con le immagini. Ecco, qui vediamo il Museo Bailo nella sua versione attuale, dopo il restauro di alcuni anni fa, culminato il 29 ottobre del 2015 con l'inaugurazione. Il museo, dopo questa
lavoro di ristrutturazione che adesso continua in questi giorni, in questi mesi, nella sua seconda fase, si è presentato totalmente rinnovato, sia nell'ambientazione, la facciata ne è l'esempio più evidente, ma soprattutto nell'allestimento, che è stato totalmente rinnovato ed è adesso dedicato al patrimonio, alla cosiddetta galleria di arte e comunale di arte moderna, cioè al patrimonio degli ultimi decenni dell'Ottocento e della prima metà del Novecento, con una sua spina dorsale rappresentata dalla collezione di Arturo Martini, che, come noto, è la più importante, posseduta da un'istituzione pubblica in Italia. Un'ulteriore estensione di questo allestimento si avrà appunto con la seconda fase dei lavori, che verrà completata, ritengo, alla fine di quest'anno o i primissimi mesi dell'anno prossimo. Per cui stiamo parlando anche di un work in progress. Ma noi torniamo indietro, andiamo alle origini. Ecco, questa è la facciata com'era fino a non molti anni fa, una facciata molto, molto modesta di ricostruzione post bellica. Il museo è stato reinaugurato nel 1952 dopo i danni della guerra. Come gli ascoltatori ricorderanno, per tutta la seconda metà del Novecento, il Museo Bailo ha contenuto la quasi totalità delle collezioni civiche, per cui lì si poteva visitare le collezioni archeologiche, la Pinacoteca, la raccolta di Arturo Martini, mentre adesso il sistema museale è articolato sulle due sedi principali del Bailo e di Santa Caterina. Ma dobbiamo, per parlare di Bailo, partire dall'edificio della biblioteca. Bailo, che già era docente di ruolo di latino e greco nel liceo Canova, che allora aveva sede, eccolo qui, vedete il cursore, spero, accanto alla biblioteca, creata nel 1878-79, viene inaugurata nel 79. Bailo, con questa scelta, l'amministrazione comunale dà vita, se vogliamo, anche a questo quartiere dedicato alla cultura, perché poi attorno alla biblioteca sorgeranno varie scuole e tuttora noi identifichiamo questa zona della città come la zona dedicata alle scuole e alla cultura in genere. Nel 1874 viene presa questa decisione dal Consiglio Comunale di scindere la biblioteca, che aveva sede in Piazza dei Signori, dove attualmente c'è il palazzetto di Unicredit, scindere la biblioteca dalla Pinacoteca, che, fondata nel 1851, insisteva al suo interno. Non c'era spazio per tutte e due le istituzioni. E il Consiglio Comunale decide di creare appunto una nuova sede in quello che era il convento degli Scalzi, dei Carmelitani Scalzi, che era stato espropriato alcuni anni prima. Inizialmente si pensa di portare qui la biblioteca, poi, come abbiamo visto nella conferenza precedente, dicevo di portare la pinacoteca. Qui invece viene costruita la biblioteca, che vediamo in questa immagine coeva di Giovanni Ferretto. Perché partiamo dalla biblioteca? Perché Bailo comincia come direttore della biblioteca e fin da subito, una volta insediato, inizia a progettare il museo. E nei 10 anni successivi inizierà, sempre d'accordo con la giunta comunale, a occupare gli spazi dell'ex convento che erano rimasti vuoti. Verranno occupati nel 1883 alcuni ambienti del chiostro, del piano terra del chiostro settentrionale, per intenderci quello che guarda verso l'attuale istituto magistrale.
dall'asilo Garibaldi, però tutto il resto del complesso era disponibile. Bailo, appena si inaugura la biblioteca nel maggio del 79, utilizza una stanza che qui non è rappresentata, ma qui vediamo l'atrio della biblioteca. Entrando sulla destra si accede alla sala Foscoliana. Si chiamerà Foscoliana dal 1969, dopo l'importantissimo dono dei coniugi Mazzolà alla biblioteca, della raccolta di cimeli foscoliani, tra cui vari autografi. Questo era l'assetto, pensato però al momento dell'inaugurazione, cioè questo atrio monumentale con gli stemmi scolpiti e anche gli stemmi dipinti che rappresentano le famiglie trevigiane, qui gli stemmi dipinti sono nella fascia superiore, ed è un ingresso monumentale. Questo è il calco della Teresona di cui Ferdi Barbon ci ha parlato la scorsa settimana, il monumento per i caduti della patria di Piazza Indipendenza. E la sala dell'Ateneo, questa è a sinistra, come i frequentatori della biblioteca non mancheranno di ricordare, dove attualmente insiste la sala manoscritti e rari, una sala che viene arredata espressamente in forma monumentale. Qui avvengono le conferenze dell'Ateneo, ma anche l'inaugurazione stessa della biblioteca nel 1879 avviene in questa sala. Per l'occasione, il comune acquista dal Monte di Pietà questi splendidi stalli lignei del 1702, e questa invece è una tappezzeria dipinta. Dal momento che mancava, ecco, torniamo all'immagine, sopravanzava, come scrive Bailo, agli usi della biblioteca la saletta che si apre qui, lui la utilizza per collocare le pietre storiche, le epigrafi che il comune possedeva da tempo e che erano collocate nell'atrio del municipio, quello di Via Canova, non esattamente Casugana. Da qui nasce il museo con pochi reperti, un museo che Bailo arricchirà nel corso di questi 10 anni e oltre. I primi acquisti sono nel solco, diciamo, di questa tradizione archeologico-antiquaria. Qui vediamo una foto davvero, davvero rara del 1872, che rappresenta la raccolta di bronzetti preromani e romani di Angelo Fautario di Oderzo, che Bailo acquista tra l'80 e l'82 in due rate. Perché Bailo poteva fare questi acquisti? Perché l'amministrazione provinciale prima e il comune poi gli mettono a disposizione dei fondi per iniziare a dar corpo a questo museo. Bailo poi si attiva presso il Ministero della Pubblica Istruzione per ricevere dei fondi straordinari, ma si attiva soprattutto con privati cittadini, maggiorenti, enti, fabbricerie delle chiese, per recuperare in acquisto o in dono mo molte altre cose, di cui adesso faremo una rapida carrellata, appunto per vedere che cosa, come lui sostanzia il museo prima dell'apertura. Qui abbiamo la collezione di spade che è esposta nella sezione archeologica di Santa Caterina. Qui c'è una splendida spada, dono del conte Luigi Revedin, che fu il primo grande benefattore del museo, e altre spade che Bailo intercetta, vengono scavate nelle ghiaie a Sant'Antonino, nelle ghiaie nei pressi del Sile. Un settore che lui crea non dal nulla, perché qualcosa esisteva, ma che ingrandisce in maniera considerevole, è quello delle epigrafi e delle pietre medievali,
che attualmente si conservano a casa da Noal. Qui vediamo la copertina del catalogo che abbiamo dedicato a cura di Roberta Gubitosi, il lapidario medievale, Stemmi e Leoni dei Musei Civici nel 2005, che contiene appunto la descrizione di tutti questi pezzi che, ahimè, in questo momento non sono esposti. In particolare qui abbiamo l'epigrafe di Andrea da Somaria, che Bailo recupera nel 79 nella chiesa di Santa Margherita. Questa è la lastra sepolcrale di Pileo Onigo, che viene invece da San Nicolò. Ecco, un altro esempio di una pietra storica trevigiana che non proviene da chiese, ma da lavori in corso, dal cantiere, quando si inizia a completare l'anello di circonvallazione, il nostro amico Put. In particolare vengono fatti importanti lavori al Ponte Garibaldi e gli operai ritrovano questo leone marciano che viene subito intercettato, siamo nell'880, da Bailo e portato in museo, dando vita a una collezione di leoni che ora sono in parte esposti nell'atrio di Casugana. Ecco, un'altra collezione, questa sì, messa veramente in piedi da zero da Bailo, è quella degli oggetti in ferro. Qui possiamo ammirare una magnifica gratta quattrocentesca acquistata dalla fabbriceria di San Nicolò, che oggi si trova esposta nella sala di Santa Caterina dedicata al tardo gotico. Qualcuno ricorderà, nel 2001 fu l'ultima mostra realizzata da Eugenio Manzato, che si intitolava Chiavi, serrature, che diede conto di questa eccezionale raccolta di ferri. Venivano esposte anche delle casseforti, questa è ottocentesca, con i relativi meccanismi di chiusura molto complicati che le caratterizzava. Ecco un'altra serratura. Un'ulteriore raccolta che Bailo fin da subito appronta con acquisti e ricevendo anche parecchi doni è quella delle ceramiche. Qui abbiamo uno dei pezzi di un servizio da tavola, cosiddetto del tulipano verde, come si può dedurre anche da questa immagine, purtroppo bombardato, ma poi restaurato. Anche a questa collezione venne dedicata una bellissima mostra nel 1991 con il catalogo curato da Andrea Bellieni. Si tratta di oggetti che neppure oggi sono esposti nelle sedi museali per mancanza di spazio, ma è una raccolta di assoluto pregio, come potete vedere anche da queste poche immagini. Ecco, qui abbiamo una scatola in porcellana della fabbrica Fontebasso, celebre fabbrica trevigiana, dipinta da Gaetano Negrisolo nel 1834. E acquistata, attenzione, i due pezzi che vi ho fatto vedere sono stati acquistati, la precedente, presso un antiquario di Venezia, Carrer di Venezia, nel 1881. Questo invece non sappiamo la provenienza, ma ve lo faccio vedere lo stesso, perché sono molto affezionato perché rappresenta una fiera sempre di Fontebasso dipinta da Negrisolo, un piatto in terraglia. Questa invece fa parte di una serie di cerami di scusate di porcellane Meissen molto significativa perché acquistata da Bailo nel 1883 insieme con i manoscritti e le opere a stampa del celebre poligrafo Francesco Algarotti, che Bailo acquista dagli eredi. Notare che ancora 10 anni prima questa collezione
era stata offerta al comune, ma il comune aveva ben pensato di non acquistarla. E oltre ai piatti in ceramica ci sono anche i celebri cosiddetti prismi di Newton che Bailo pubblica proprio in quell'anno. E già da questi pochi esempi si può capire non solo la competenza, ma anche la tempestività di Bailo nello scoprire, ma non solo a Treviso, presso le famiglie nobili, le famiglie più in vista della città, ma anche presso gli antiquari, in particolare a Venezia, ma anche in giro per l'Italia, pezzi che potevano servire per costruire il Museo Trivigiano, che aveva fin da subito nella mente di Bailo e dell'amministrazione comunale e della deputazione provinciale che lo sostiene con dei fondi annuali, aveva una valenza provinciale, cioè riferita, diciamo, alla provincia, alla marca trevigiana, non semplicemente alla città di Treviso. Altra raccolta importante, e qui rimando al catalogo curato dalla compianta Doretta D'Avanzo Poli, quello dei tessuti. Qui abbiamo una stola del Cinquecento, anche questa, ahimè, una raccolta che è stata esposta sì in mostra, è stata catalogata, ma che per il momento non trova visibilità pubblica. Questi tessuti sono conservati a Casa Robegan. Ecco, quello che Giuseppina prima accennava è forse la cosa più importante e anche più nota relativamente ai recuperi fatti da Bailo, cioè gli affreschi staccati e salvati non solo dalle chiese, ma anche dai palazzi della città. Tant'è che lui a un certo punto, ancora prima che il museo venga inaugurato nell'88, qualifica questa sezione come la sezione più caratteristica del museo. Cioè lui ha la coscienza precisa, lui conosceva bene gli altri musei italiani, e dopo parleremo anche di questo, la coscienza precisa che una sezione di affreschi che illustrano la città sarebbe stata peculiare e distintiva del suo museo rispetto agli altri, non solo della Regione Veneto, ma anche in Italia. Il recupero delle storie di Sant'Orsola di Tommaso da Modena dalla chiesa di Santa Margherita, che avviene in forma epica, come è noto, nel 1883, costituisce l'esempio più clamoroso. E quello che ebbe già all'epoca un riscontro importante nell'opinione pubblica, non solo trevigiana. Però ci sono moltissime altre cose che lui salva, dalla stessa chiesa di Santa Margherita, che era, come si sa, in predicato, era demanio militare, era in predicato di demolizione. Lui salva, ad esempio, la Madonna col Bambino di Gentile da Fabriano, purtroppo frammentaria, e la crocifissione di Dario da Treviso, che adesso si trovano nella quarta sala della Pinacoteca a documentare gli inizi del Rinascimento a Treviso. Per cui opere capitali salvate nel corso degli anni dalla Chiesa di Santa Margherita, anche se noi naturalmente conosciamo soprattutto per la sua importanza le storie di Sant'Orsola. Qui le vediamo nell'allestimento attuale, che comprende tutti i pezzi tranne una parte delle fasce affrescate per ragioni di spazio. Ora, questo allestimento che permette di vedere. Questo è verso la vista verso l'auditorium, questo verso l'abside. Credo che verrà modificato perché adesso l'amministrazione comunale ha deciso di ricostruire l'abside distrutto dagli austriaci nel 1823. Dicevo, questo è il caso più clamoroso, ma vorrei portarvi e vi invito a fare particolare attenzione su un'altra collezione che Bailo mette insieme,
e che non gli è stata finora sostanzialmente riconosciuta, perché i quadri che lui acquista o riceve in dono, lui li acquista per il Museo Trivigiano, ma dal 1938, quando i due istituti, cioè la Pinacoteca, che aveva sede in Piazza dei Signori, e il Museo Trevigiano, appunto, diventano una sola cosa in quello che viene intitolato Museo Bailo. Per cui questi quadri da lui acquistati confluiscono dal 1938 nella Pinacoteca e si confondono con tutto il resto. Ma in realtà lui aveva in mente, e per cui potremmo in qualche modo parlare legittimamente di collezione Bailo, aveva in mente ed espone nel suo museo una serie di quadri, in particolare di ritratti che, dedicati a personaggi, ritratti di personaggi trevigiani o ritenuti tali, attenzione, cioè lui li acquistava per fare una galleria di ritratti di personaggi illustri trevigiani, esattamente come nell'atrio della biblioteca, commissiona e fa realizzare quei busti di trevigiani illustri. Se ricordate l'immagine che avevo fatto vedere prima, un po' di scorcio se ne vedeva qualcuno. Allora, qui abbiamo un ritratto virile che lui acquista nell'882 da un antiquario di Udine. Non sappiamo chi è il personaggio, ma lui riteneva fosse un membro della famiglia Riccati di Castelfranco. Giorgio Fossaluzza dice che è un architetto, ma insomma, la questione è controversa. Questo è un Podestà e Capitano di Treviso, è un dipinto datato 1611, per cui sappiamo anche chi è Vincenzo Pisani, acquistato nel 91. Un membro della famiglia Azzoni Avogadro, che lui acquista presso la stessa famiglia, Cecilia De Marchi Giustiniani, che acquista nel 99 a Roncade dalla famiglia Giustiniani, che possedeva, come sapete, il castello di Roncade. Qui abbiamo. Ora nell'ultimo catalogo della Pinacoteca, uscito un anno fa, si attribuisce questo ritratto a un Monsignor Chiavenna, ma Bailo lo acquista ritenendolo anch'esso un membro della famiglia Azzoni Avogadro. E terminiamo con il ritratto, forse nessuno, cioè solo uno o due sono esposti attualmente in Pinacoteca. Questo però è un ritratto che ha goduto di grande celebrità. Bailo lo acquista nel 1899 su segnalazione di uno studioso, Gustavo Frizzoni, presso un antiquario di Milano. Lo acquista perché tutti ritenevano che si trattasse di un autoritratto di Paris Bordon. E in quei mesi Bailo stava preparando quella sua grande mostra su Paris Bordon, che ebbe luogo nel 1900, nel quarto centenario della nascita del pittore. Perché Paris Bordon? Perché lui tiene una mela, o per meglio dire, adesso lo identifichiamo come un melangolo, non una mela, e la mela sarebbe allusiva del nome Paride, no? Il personaggio mitologico che destina la mela d'oro alla dea più bella. E questa attribuzione, fino agli anni 60 del secolo scorso, è stata ritenuta valida, adesso in realtà viene espunta dal catalogo di Paris Bordeaux. Ma Bailo, oltre ai ritratti che espressamente ne vuol fare una sezione del suo museo, acquista all'occasione anche altre cose. Questo è un avanzo mutilo di un politico di scuola vivariniana che acquista, pensate un po', presso un calderaro di Treviso, che ce l'aveva in casa. E lo definisce due tavole dipinte in figure rozze del 1400, lo acquista nel 1886, dunque il museo non ancora inaugurato,
Ed è l'ho scelto perché è stato riscoperto alcuni anni fa dal conservatore Maria Elisabetta Gerhardinger, lo abbiamo fatto restaurare e studiare e oggi è esposto nella sala che citavo prima, la sala numero 4 della Pinacoteca, proprio per come documento di questo primo rinascimento a Treviso. Quando Bailo decide di fare una sezione dedicata al 700, acquista, siamo nel 91, questo ritratto di Alessandro Longhi, ritratto di Giovan Battista Contarini, per 120 lire e lui specifica che ha una magnifica cornice francese dorata e la possiamo vedere anche da qui. E chiudo questa galleria di ritratti e opere pittoriche che Bailo appunto acquista per sé, cioè per il museo, non per la Pinacoteca, con l'unica opera che i musei civici possiedono di Francesco Hayez, un'opera giovanile, qui il pittore aveva 16 anni e rappresenta la sua famiglia. Ma è curiosa la circostanza perché quest'opera era stata offerta alla commissione della Pinacoteca per l'acquistasse, ma la commissione dice di no perché riconosce valore storico all'opera, ma non accresce decoro alla Pinacoteca, cioè non è un'opera, come dire, esteticamente così importante da meritare l'acquisto. La commissione rinuncia e Bailo, come un falco, acquista con i fondi propri, poi si faceva rifondere dalla giunta. Fortunatamente così noi abbiamo anche quest'opera di Hayez nelle nostre raccolte. Sculture, questo è un Redentore, come la scritta ci può far capire. Questo invece è un dono della contessa Galvani di Onigo del 1885, che Bailo definisce magnifica statua di marmo greco, stile rinascimento gotico. Gli antiquari l'hanno stimata di prezzo non inferiore all'IRA. 1.000 e considerate che a 1.000 lire si arrivava a malapena, cioè era la dotazione annuale del suo bilancio, per cui non se la sarebbe potuta permettere. Bailo poi nel corso del tempo acquista sculture di scultori trevigiani, di artisti trevigiani, ecco qui abbiamo Giovanni Marchiori e anche in suo omaggio, eccolo qui, in omaggio a quest'opera così, di aver saputo intercettare, di aver seguito anche nel corso degli anni le occasioni di acquisto dell'artista, abbiamo dedicato la penultima saletta della Pinacoteca a Giovanni Marchiori. La volta precedente si è parlato di Luigi Borro, che forse anzi senz'altro è il maggiore scultore veneto della seconda metà dell'Ottocento. Vittoriese ma legato a Treviso, abbiamo visto il monumento, la stele dedicata a Dante, commissionata dal comune nel 1865. Bailo acquista presso gli eredi nel 1897 vari gessi. Qui abbiamo un particolare del bozzetto del monumento a Vittorio Emanuele II, di un concorso fatto a Venezia nel 1875, che Borro peraltro non vinse, come invece aveva vinto in precedenza quello per Manin. Ecco, fatta questa rapida, mi rendo conto, carrellata, che però vi ha reso bene, spero bene, l'idea di tutte le collezioni avviate da Bailo che confluiscono nel suo museo. Per cui i meriti di Bailo come raccoglitore di opere che sarebbero andate disperse è indubbiamente un merito grandissimo. Tra di noi ci dicevamo che Bailo ha dato lavoro a più generazioni di direttori e non è ancora finita perché vi ho appena detto che buona parte di queste collezioni
studiate, catalogate, sì, però non ancora esposte, per cui c'è ancora lavoro da fare. Qui adesso passiamo alla seconda parte, cioè come Bailo utilizza gli spazi via via del museo in questi 10 anni e anche oltre. Allora, questa planimetria è tratta dal mio libro e devo dire che mi è costato anche una certa fatica ricostruirla, perché Bailo nel 1888, giusto a ridosso dell'inaugurazione, pubblica due fascicoli del bollettino dei musei, in cui descrive le collezioni che ora vedremo, delle pietre storiche, chiamiamole così, che vengono collocate nel chiostro meridionale, e descrive la galleria degli affreschi, per cui Tommaso da Modena e gli altri affreschi staccati. Però poi la sua descrizione degli altri ambienti è molto sintetica, per cui il percorso che ora noi faremo virtualmente nel suo museo versione 1888 l'ho ricostruito sia con quello che lui scrive nelle relazioni manoscritte, sia avvalendomi della guida di Treviso di Antonio Santalena, che viene edita alcuni anni dopo, che dà una descrizione molto precisa dei vari ambienti. Per cui il combinato tra le due fonti, due più fonti, mi ha permesso di ricostruire, spero con esattezza, com'era fatto. Allora, partiamo dal pian terreno. Abbiamo detto che questa numero 6 è la sala della biblioteca, dove ci sono le pietre romane. Uso la dicitura che lui stesso dà, ove possibile. Al museo si accedeva dalla piazzetta, l'ingresso attuale è qui, questa è l'altra porta, un vestibolo, dopodiché erano collocati nel chiostro, dove Bailo li aveva sistemate nel corso degli anni, quando ancora il museo non esisteva, per necessità di spazio, le varie pietre storiche e ornamentali di Treviso, come lui le definisce, numero 2, le pietre artistiche, medievali e moderne, e girando sempre all'interno del chiostro, le grandi pietre gotiche, arche tombali e sigilli di arca figurati, di cui prima, se ricordate, abbiamo visto un esempio. Allora, il pubblico, ma questo è successo fino al 2003, quando il museo è stato chiuso, girava, faceva, qui non era chiuso. Questa è la pianta, diciamo, con la descrizione attuale per necessità pratiche. Diciamo che fino all'altro ieri si camminava proprio così, cioè seguendo il percorso che anche Bailo utilizzava. Dopodiché qui la parete è stata vetrata. E in quello che è qui è segnato come numero 4, voi trovate le ultime sculture di Arturo Martini, La Venere dei Porti, l'ultimissima sua produzione, poi si esce. Saliamo al piano superiore. Ecco, questo è quello che mi ha fatto un po' penare. Eccolo qui. Allora, piano superiore, vestibolo. Qui si poteva accedere, siamo negli ambienti che girano attorno al chiostro settentrionale. L'intervento attuale in corso riguarda esattamente questi ambienti qui, che io non ho potuto recuperare perché il finanziamento non ci arrivava nel 2015. Questi sono gli ambienti che saranno totalmente nuovi, speriamo appunto, ai primi mesi dell'anno prossimo. Allora, questa è la lunga galleria degli affreschi dove è sistemato Tommaso da Modena, che termina con un poggiolo dal quale, scrive Bailo, si poteva ammirare il panorama delle Prealpi trevigiane, perché non esisteva allora, qui c'era un giardino, non esisteva il liceo, l'istituto magistrale. E qui siamo in un punto più alto del terrapieno delle mura, per cui in lontananza si poteva godere di questo panorama.
Ma il percorso che suggerisce Sant'Elena è un altro, cioè riservare alla fine la parte più bella, più importante, quella degli affreschi, e cominciare dalle salette che girano attorno al chiostro, queste. Per cui, sempre usando le parole del Bailo, nel numero 2 c'era la raccolta romana e preromana, i bronzetti che abbiamo visto prima, per intenderci, le spade. La raccolta trevigiana medievale, la raccolta trevigiana moderna, e qui Bailo esponeva anche gli acquerelli che nel corso del tempo aveva commissionato a Carlini, a Girolamo Botter e ad altri per documentare le facciate dei palazzi trevigiani, raccolta che ben nota, che conoscete, conservata in biblioteca. Estremamente importante perché molte di quelle facciate, molti di quegli affreschi, anche della stessa loggia dei Cavalieri, sono andati perduti o comunque non si vedono come si vedono nella rappresentazione dei vari acquerellisti. 5. Raccolta trevigiana patriottica dal 1848 al 66. Per cui un excursus in quest'ala della storia di Treviso, dagli antichi Veneti fino all'Unità d'Italia, all'annessione del Veneto. E in nuce questo è il Museo del Risorgimento a cui Bailo lavorerà successivamente. Numero 6 è la Galleria delle Ceramiche, che dopo vedremo in immagine. Il 7, i lavori in legno ornamentali e figurati, dunque sculture lignee ed altro, qui Bailo metteva anche le insegne delle antiche botteghe trevigiane, tanto per dire. Il numero 8, lavori in ferro e bronzi vari, quelli che abbiamo visto, e anche la raccolta delle medaglie e delle monete, che verrà in particolare ammirata dal re Vittorio Emanuele III, quando, grande esperto di numismatica, come si sa, quando verrà in visita al museo nel 1903. Al numero 9, e qui si chiude il giro attorno al chiostro, la raccolta naturalistica Sanguinazzi, che fu uno dei due fattori che indusse infine l'amministrazione comunale a inaugurare il museo. Cioè, il primo erano gli affreschi staccati e Tommaso da Modena in particolare. E questa raccolta donata nel 1887 da Giovan Battista Sanguinazzi. È una raccolta naturalistica, dunque conchiglie, ambre e quant'altro, che purtroppo è andata in larga parte perduta, era conservata a Casa Noal con il bombardamento del 7 aprile. Dalla raccolta si ripassava per l'archeologia e si arrivava infine alla Galleria degli Affreschi, e a quest'altra ala, in cui, qui non so come gli ambienti fossero divisi, è impossibile anche perché i muri poi sono stati ridefiniti nel corso del Novecento. Comunque c'era la Galleria delle Stoffe, che abbiamo visto, i corindori, che sarebbero i cuoi dorati, e i mobili. Una stanza dedicata a varietà e curiosità, che è un po' quello che abbiamo fatto anche noi a Santa Caterina con la Wunderkammer. Il gabinetto del conservatore, cioè il suo ufficio, e i ritratti. Non sappiamo dove, ma qui era esposta anche quella galleria di ritratti che dicevamo prima. Questa piantina ci permette poi di ricostruire i passi successivi al 1888. Nel 1891, ne abbiamo parlato l'anno scorso, il comune riceve la donazione di Emilio Sernagiotto, importantissima collezione di quasi 150 quadri, tra cui alcuni pezzi di assoluto valore, come il ritratto di Domenicano di Lorenzo Lotto, da Emilio Sernagiotto. E l'importanza di questa collezione, che comprendeva quadri ma anche oggetti d'arte, permette a Bailo di andare alla carica con l'amministrazione comunale per recuperare questo ambiente 12, 13, 14, che lui definisce un grande camerone. Questo grande camerone viene compartimentato in tre stanze e
E Bailo ne fa una galleria del Settecento. Qui sistema il quadro di Alessandro Longhi che abbiamo visto prima. L'ultimo ambiente che verrà recuperato nel 1902 è il numero 15, dove lui mura, e ne vedremo le immagini dopo, le storie di Otinel, recuperate da un palazzo trevigiano, donate da Giovanni Ortolan nel 1902. Poi avremo, per chiudere, il recupero degli ambienti, ma di questo non mi occupo perché richiederebbe una conferenza a sé stante, gli ambienti dell'ala est prospicienti su via Caccianiga, che verranno inaugurati nel 1912. Ecco, torniamo al nostro 1888. L'occasione per inaugurare il museo fu data da un evento fieristico importante, questa mostra regionale di fioricoltura e frutticoltura. Allora, qui vedete, è una pianta coeva. Vedete, allora, il Borgo Cavour, qui devo ingrandire, scusate. L'immagine, vediamo se ci riesco. Sì, ci riesco, ma però non si muove. No. Beh, volevo farvi vedere però allora, Borgo Cavour ce l'abbiamo qui giù. Questa è la piazzetta del museo, qui c'è la biblioteca, la piazzetta del museo. Il pubblico accedeva da quello che è l'attuale ingresso del museo e attraverso questo lungo cavedio giungeva nel giardino, no? Ora sede dell'Istituto Magistrale. Questi erano gli orti dei Carmelitani Scalzi, una vastissima area in prossimità dello spalto, ecco, possiamo abbandonare, dello spalto murario della via di circonvallazione, dove, ecco, questa è la zona, delle scuole De Amicis. Naturalmente non esiste ancora via Caccianiga e il relativo varco, che vengono aperti nel 1900, 20 anni dopo, nel 1910. Il pubblico visitava i gazebi, qui abbiamo anche alcune immagini dell'epoca, e poi rientrava da quello che adesso è il giardino della biblioteca e aveva l'opportunità, ciliegina sulla torta, di visitare questo museo inaugurato per l'occasione, quello che abbiamo visto prima. Possediamo alcune poche, purtroppo, immagini che documentano com'era l'allestimento di Bailo. Speriamo che ne emergano altre. Queste sono quelle molto note, ma sono sempre quelle. Qui abbiamo uno scorcio, appunto, del chiostro con le pietre storiche. Noi non apprezziamo più questo affastellamento di oggetti, ma all'epoca si usava così. Non è, Bailo non fa eccezione rispetto agli altri allestimenti museali. Quello che vi faccio notare però è la decorazione, questa sì fatta ex novo, che Bailo affida al Carlini, a Girolamo Botter e a Giovanni Sala, un pittore milanese che lavorava nel Veneto, ed era una decorazione in sintonia, per quanto possibile, con ciò che si andava esponendo. Pertanto, nella sezione di cui purtroppo non abbiamo immagini, dove c'erano le arche gotiche, Giovanni Sala creò degli affreschi in stile che richiamavano dei soffitti trevigiani dell'epoca, in particolare di una cappella di San Nicolò. Tutti questi affreschi sono però stati poi eliminati nel corso della ristrutturazione degli anni 30, perché non facevano più parte del gusto dell'allestimento dell'epoca. Cioè, negli anni 20 e 30 predomina un gusto idealista che porta a eliminare queste che vengono sentite come delle superfettazioni che oltretutto distraggono il visitatore dalla vista delle opere d'arte. Ecco, la Galleria delle Ceramiche, e questa però, questa sì è un'immagine molto significativa, nel senso che
ci fa vedere come bailo in sintonia appunto con quelli che erano gli allestimenti in altri musei, utilizza delle vetrine oppure espone i piatti in ceramica, i servizi a tavola a muro. Anche qui però possiamo vedere un'ambientazione con degli affreschi realizzati per l'occasione. Adesso vi stupisco con una cosa di assoluta attualità, nel senso che Bailo non solo commissionava affreschi in stile, diciamo così, ai pittori dell'epoca, ma riutilizzava negli ambienti del museo anche dei fregi recuperati da palazzi trevigiani. E questa è una cosa che credo pochi di voi abbiamo visto, forse nessuno, nel senso che sono degli affreschi riemersi nel corso dell'attuale restauro e pubblicati recentissimamente, e si riferiscono proprio a quel grande camerone a settentrione che Bailo adopera, utilizza come museo, come sezione del Settecento, anche se gli affreschi, a onor del vero, sono cinquecenteschi. Mi piace in particolare perché appunto Bailo lo scrive, non dice da dove li prende, però lui dice che ha utilizzato dei fregi. E quando l'architetto Marco Raposelli, che ha seguito il restauro del 2015 e sta seguendo la ristrutturazione attuale, mi ha fatto vedere molti mesi fa, l'anno scorso, l'estate dell'anno scorso, mi ha fatto vedere questa testina che era riemersa perché prima non si aveva assolutamente memoria che questo ambiente potesse essere decorato. Io gli ho detto: guarda, insisti perché Bailo questi ambienti li ha decorati, per cui vuoi che abbiano proprio scialbato, distrutto tutto. E infatti, fortunatamente, sia pur per frammenti, sono riemersi. Questa, tra l'altro, è metà della stanza che qui vedete. In realtà il fregio è molto più lungo. Per cui vedete come anche le notizie erudite, cioè il fatto che Bailo le citasse nelle sue relazioni, ha trovato un riscontro felicemente, e adesso sarà oggetto di restauro e potremo ammirarlo quando il museo riaprirà. Ecco, e veniamo al nostro Otinel. Otinel, le storie di Otinel. Un importante, veramente straordinaria testimonianza iconografica della letteratura cavalleresca francese, no? La chanson di Otinel, nella sua traduzione in affresco. Qui vediamo un particolare del battesimo del gigante Moro, Otinel, e un cavaliere con lo scudo BB, probabilmente è una donna, tra l'altro questa, Bélissant, 21 metri quadri di affresco che Bailo riceve in dono, e il recupero è talmente eccezionale, è su tre registri, lo vedete qui, è talmente eccezionale che Bailo crea, siamo nel 1902, una stanza dedicata. Cosa significa? Che crea un museo d'ambiente mescolando elementi originali come gli affreschi che vengono incassati al muro in maniera tale da dare l'illusione che fossero originari di quello stesso luogo, mentre non lo sono, naturalmente, perché qui siamo nel convento, siamo nel museo, uniti a altri elementi originali, altri fregi, e a pitture dell'epoca che però rievocano gli ambienti, gli interni delle case affrescate trevigiane. Se volete, un falso, ma che corrispondeva al gusto dell'epoca di creare questi musei, queste stanze di ambientazione in cui mescolare elementi originali con elementi di ricostruzione che inducessero lo spettatore, il visitatore, a essere all'interno del Medioevo. Tutti voi conoscete il Parco del Valentino, ecco, che è precedente, insomma, di qualche anno precedente, ma questa è ricostruzione di edifici d'epoca, di un'ambientazione
che suggerisse allo spettatore di essere dentro il Medioevo. E con questo voglio dire una cosa che secondo me è molto importante. Bailo, certo, uomo di provincia, se volete, grande erudito, grandissimo raccoglitore che aveva l'intuito di recuperare cose, le cose importanti per il suo museo, ma un uomo culturalmente aggiornato perché leggeva le riviste specializzate e soprattutto viaggiava. Bailo conosce i musei italiani, ma conosce anche i principali musei europei, soprattutto quelli di area austriaca, dunque Vienna, Graz, Zagabria, di area germanica, dunque Berlino, no Norimberga, va 2 volte al Germanisches Museum di Norimberga, ma anche Losanna, Parigi e parrebbe da recenti dare che sia andato anche a Londra, dove, se veramente c'è andato, ha visto quello che per noi, allora non si chiamava così, è il Victoria and Albert Museum, allora South Kensington Museum, dove poteva vedere come le raccolte di arte applicate, cosiddette arti applicate che lui veniva raccogliendo a Treviso, venivano esposte. E sicuramente al Germanisches Museum di Norimberga ha studiato quelle sale di ambientazione che allora erano un'assoluta novità. Per cui col fischio un provinciale, certo, lui raccoglieva oggetti di ambito provinciale, ma assistito da una cultura museografica non da catto ma di primo ordine. Tornando a noi, eccole qui le storie di Otinel, dove erano dall'epoca di Bailo, dove sono rimaste fino ai primi anni di questo secolo, da qua, quando noi le abbiamo dovute smurare, che è stata un'impresa anche notevole, per riproporle nella prima sala della Pinacoteca Santa Caterina e danno l'avvio alle sale dedicate al Medioevo trevigiano. Questa foto poi è particolarmente parlante perché la bomba del 7 aprile colpì il primo chiostro, gli ambienti appunto attorno, compresa la facciata, distrussero il Lè d'Aristote, che era un altro affresco recuperato nel 1902. Fortunatamente le storie di Otinel sono rimaste. Velocissimamente vediamo, ma di questo no, non parliamo, la facciata est del museo che dà su via Caccianiga, in una foto di inizio secolo, dove Bailo adopera lo stesso criterio, sia pure in veste architettonica, cioè riutilizza degli elementi, qui ha scritto delle cose importanti Andrea Bellini, riutilizza degli elementi originali assieme ad altri elementi di ricostruzione per documentare com'era Treviso nel Medioevo, nel primo Rinascimento, cioè è una piccola enciclopedia dell'architettura trevigiana riproposta nel suo museo. Vedete questo, qui la scala, questo era un accesso, era pensato come accesso. Qui sotto ci sono le scritte dedicate ai patrioti, per cui un grande pastiche che però, ripeto, corrisponde perfettamente al gusto dell'epoca e si farà esso stesso un esempio per quanti costruiscono in città all'epoca, che si rifanno agli elementi medievali dell'architettura di Palazzo dei 300, la Loggia dei Cavalieri, nel costruire i villini che iniziano a diffondersi nella prima periferia nel primo e secondo decennio del secolo. Pensate solo alla città giardino che viene costruita tra il 20 e il 30, che riprende molti di questi motivi medievali.
Qui abbiamo delle altre immagini, ma non mi soffermo. Questa invece è interessante e credo che sia anche inedita, nel senso che vediamo lo stesso complesso del Bailo dalla parte delle magistrali. Qui il comune aveva creato un ciclodromo nel 1890, poi diventa un giardino. Questi ambienti vengono anch'essi decorati con elementi originali, in particolare che saranno, spero, oggetto del recupero attuale. In particolare questi provengono da una villa di Mareno di Piave, sono ritratti di personaggi illustri, sono molti di più, che Bailo, sistema. Sono delle lunghe fasce, sistema al secondo piano, in questa zona qui per intenderci, secondo piano di questi ambienti che recupera nel primo decennio del secolo. Qui, ad esempio, lui collocherà la flora di Giovan Battista Tiepolo che salva da una villa di Ponzano Veneto nel 1907 e che ora chiude il percorso della Pinacoteca di Santa Caterina. E chiudiamo, o quasi, con la facciata. Tanti erano i lavori interni che Bailo lascia da parte il problema della facciata. Lui pensava di farla decorare, da Giovanni Sala, ma questi muore nel 1890 e il problema viene accantonato fin tanto che, Bailo salva il fregio dell'ospedale, la facciata che dà su Piazza San Leonardo dell'ospedale, e alla fine del secolo, siamo nel 98-99, lo fa apporre sulla facciata del museo. Per alcuni anni rimane solo la facciata, poi nel 1903, grazie alla visita del re che vi ho citato, l'amministrazione comunale apre i cordoni della borsa e lui finalmente può creare, questa facciata utilizzando, qui, scusate, ma qui ci vuole sì, un po' di ingrandimento, utilizzando degli elementi originali che aveva acquistato anni prima, queste colonnine e queste statuine. Inserendo delle scritte, dopo le vedremo meglio. La foto, peraltro, questa splendida foto di Giovanni Ferretto, ci mostra il momento dell'inaugurazione nel luglio, il 24 luglio del 1904, l'inaugurazione di questi medaglioni, questi busti eseguiti da Antonio Carlini, di Dante e di Petrarca. 1904 però è il centenario di Petrarca. Perché Dante e Petrarca? Perché massimi autori, eccetera, eccetera, ma perché i loro figli avevano un comune destino trevigiano, come sapete, Pietro, figlio Pietro e la figlia Francesca. Anche senza sorvoliamo sui particolari, ma osservate questa, la fascia con elementi originali, con la scritta Museum Tarvisi, ma in particolare questi medaglioni che riassumono la filosofia di Bailo, questo colligite frammenta ne pereant, il detto evangelico, no? Che sintetizza la sua opera di raccoglitore, e qui c'è una scritta che dice per la storia, per la cultura, per l'arte, cioè insomma, una sorta di motto del museo. Questo purtroppo è andato perduto, ma il comune allora lo adoperava, questo grande telo d'epoca, probabilmente rinascimentale, nelle grandi occasioni. E vi faccio vedere, perché questo sì è importante, in questo gruppetto delle varie autorità, sindaco, ex sindaco, c'è proprio Bailo, e questa, che io sappia, è l'immagine più antica di lui, è questo personaggio piccolino senza il cappello il giorno dell'inaugurazione. Torniamo, possiamo passare direttamente? No, dobbiamo tornare all'immagine. Eccola qui.
Questo è l'unico esemplare conservato presso il Museo Civico. Ecco un'altra immagine che prende anche la biblioteca. Qui siamo nel primo decennio del Novecento e il Liceo Canova sulla destra. L'interpretazione ad acquerello di Aldo Votolin, siamo nel 1918. Vabbè, sono stati aggiunti anche questi pozzi d'epoca. E infine, ahimè, l'esito del bombardamento del 7 aprile che ha distrutto la facciata, alcuni frammenti dei fregi comunque si conservano nei depositi del museo, fregi provenienti dall'ospedale. Chiuderei con questa piccola carrellata abbiamo sempre parlato di Bailo, beh, facciamolo vedere. Questa è un'immagine sua, quella più nota, che lo ritrae, credo, proprio all'angolo tra Via Caccianiga e Borgo Cavour, cioè davanti alla biblioteca, perché mi pare che questa decisamente sia l'inferriata della biblioteca. L'immagine non è datata. Siamo probabilmente nei secondi anni 20 del Novecento, cioè abbiamo solo immagini di Bailo anziano. Ho tentato di ricostruire sulla base di questo manifesto, che si conserva anche nella collezione Salce. Qui lo si vede poco, ma insomma c'è una donnina pubblicizza il Marsala Gambino, ma si tratta di un manifesto non datato, sicuramente degli anni 20, forse del 1900, intorno al 1930, non è datato, per cui la foto per il momento non è databile. Molto meno nota, perché è riemersa pochi anni fa, è questa che vede Bailo passeggiare. Qui siamo alla fine di Via Canova e all'ingresso di Piazza Duomo, questa è l'attuale farmacia per intenderci. E qui una scultura di Antonio Carlini che rappresenta Bailo, però post mortem, probabilmente nel 1932 o 33. E per chiudere davvero, però, permettetemi un riscontro letterario, insomma, non solo artistico. Bailo ricevette nel 1921, nel gennaio del 1921, la visita di Giovanni Comisso, che era reduce dall'esperienza di Fiume, non sapeva cosa fare, e a un certo punto va a trovare l'ormai anziano abate, che gli illustra il suo museo, che allora però era praticamente invisitabile, nel senso che i reperti erano appena tornati dalla profuganza dopo la guerra, per cui le cose giacevano in una grandissima confusione, e lui se ne lagna molto, e Comisso lo paragona in questa pagina, lo paragona al padrone di una bellissima vigna dopo una grandinata. Alcuni anni dopo pubblica un articolo sulla Gazzetta del Popolo e ci dà questo piccolo ritratto che vorrei condividere con voi. Era abate e vestiva come gli abati di un'epoca remota, di nero con pantaloni corti, calzettoni e una lunga giacca. Eccolo qua, lo potete benissimo vedere. Il suo corpo, mai questa abusata immagine risultò più esatta, aveva veramente qualcosa del vecchio tronco di quercia. Grossa e sanguigna la testa, salde le spalle, sebbene ricurve, e l'incertezza del suo passo dipendeva più che altro dalla vista indebolita. Infatti Bailo morirà praticamente cieco, ancorché alla rispettabile età di 97 anni. La sua voce era instancabile e potente, la sua memoria nitida come l'intelligenza fino alla morte. Grazie.
tornateci. Eccoci qua e grazie, grazie davvero per questa relazione veramente molto ricca, molto appassionata anche, che ci dà una visione di Bailo come veramente un grande cultore, un grande intellettuale, un grande artista. Immagino che queste immagini le ritroviamo nel tuo libro, siano pubblicate. Di cui avevo Ma anche la copertina, ma non volevo fare troppa pubblicità. mostriamolo se ce l'hai un attimo, Ce l'ho. anche perché è un peccato che non si Ah, possa. avevo la diapositiva, ve lo faccio vedere così, eccolo qua. Ecco, appunto. L'ologramma, no, è un Siamo ologramma. come nei grandi talk show. Ecco, così per la storia, ecco, dei musei civici di Treviso, ecco, Antiche così edizioni, si vede 20 se euro, intravede. scontate su Amazon a 19. È un costo relativamente basso. Sì, appunto, proprio ci dà, credo che sia molto importante ricostruire la fatica anche della raccolta e anche di questo personaggio che non mi pare fosse tanto apprezzato all'epoca, ha dovuto lottare, ha dovuto anche convincere l'amministrazione comunale della validità dell'epoca, insomma, della validità delle sue idee. E credo che dobbiamo a lui tantissimo, insomma. Sì, dicevo, ha dato lavoro per più generazioni di direttori e non è ancora finita, per cui dobbiamo essere eternamente grati anche dal punto di vista professionale a Bailo. Credo davvero. Non so, vedo Giorgio, volevi dire qualcosa? Ti vedo in primo piano. No, io intanto volevo ringraziare Emilio per la bellissima conversazione che ci ha fatto su Bailo. Vorrei chiedergli che cosa verrà allestita nella nuova ala del museo, se sai. Ah, beh, allora, la scelta fondamentale è stata fatta ancora diversi anni fa, cioè quella di ragionare su due sedi, cioè su un sistema museale, e conservando pertanto l'archeologia e la Pinacoteca Antica a Santa Caterina, no? Assieme alla sezione degli affreschi Tommaso da Modena, e dedicare invece il Bailo alle collezioni dell'Otto e del Novecento. Io posso dire quello che si è fatto con la mia direzione, cioè allora avevamo un vincolo di bilancio, nel senso che abbiamo usufruito di fondi europei e non potevamo spendere più di 5 milioni di euro, che detto così sembra tantissimo, però nel Museo Bailo sono stati rifatti tutti gli impianti tecnologici, perché non esisteva, come si sa, nell'impianto di riscaldamento, condizionamento, non c'era l'ascensore, i quali hanno mangiato buona parte di quei fondi, ma non neanche volendo potevamo spendere di più, perché c'era questo limite invalicabile. Per cui la scelta è stata quella di fare la galleria di arte, comunale d'arte moderna, partendo all'incirca da Luigi Serena, cioè dal 1880, diciamo, fino all'immediato dopoguerra, comprendendo tutte le opere di Arturo Martini. Però c'è tutto il secondo Novecento che non è esposto, e c'è a ritroso, cosa a cui io personalmente terrei particolarmente, la Pinacoteca dell'Ottocento con la collezione Giacomelli e gli altri quadri dell'Ottocento, però io non faccio parte, non lavorando più, non faccio parte della commissione chiamata a decidere delle opere, per cui non posso rispondere per gli altri. Quello che posso dire è che gli spazi verranno, avevamo già fatto un calcolo all'epoca, verranno gli spazi, avendo risolto i problemi tecnologici, la nuova scala e quant'altro, ci si può veramente dedicare all'allestimento di questi spazi che immagino in parte verranno dedicati alle mostre temporanee, ma in parte daranno finalmente visibilità a tante altre cose della Pinacoteca e non anche della scultura che noi possediamo.
Perché gli spazi espositivi in pratica potranno essere raddoppiati, per cui alla fine di questa operazione, che è iniziata nel 2010 e verrà conclusa, immagino, appunto 2021-22, la città di Treviso potrà disporre non solo di due grandi sedi, ma anche di spazi veramente notevoli proprio in termini quantitativi. Bene, grazie. Io volevo ringraziare tantissimo, è sempre un respiro alto che fa benissimo in questo momento. Grazie per avermi permesso di conoscere di più questa grande opera. Grazie a voi.